diretta al Ministero della Difesa Nazionale e ad altri enti, firmata da molti cittadini per la colonizzazione del feudo di Bersano. Ed è stata presentata al comune dall'assessore, allora Giovanni Cornetti, che era il capo della minoranza, perché il comune concorresse con la sua azione interessamente al raggiungimento dei fini proposti nella petizione. Il consiglio comunale all'unanimità accoglie la proposta del sindaco presidente, che è il sindaco del paese a quel tempo, e la mette all'ordine del giorno. E in quel consiglio effettivamente ci fu un atto importante, la rivendicazione dei diritti acquisiti storicamente dal territorio di Serre rispetto al feudo, si parla del feudo, cioè il territorio dell'Università delle Serre, che era stato dimenticato. La preoccupazione del Consiglio fu quello di rivendicare il diritto dei serresi ad avere quei territori. Ma quello che volevo sottolineare era che dobbiamo pensarci un po', perché deve essere un insegnamento per oggi, dove le cose vanno in modo un po' diverso. Una petizione presentata dalla minoranza fu accolta dal sindaco dell'epoca e dal consiglio comunale senza nessuna, con grande entusiasmo, e fu elaborata insieme e portò poi ad una delibera che poi fu presentata e che ebbe successo. E questo, ecco, vedo che oggi per me è un insegnamento fondamentale, il fatto che tutti dovrebbero collaborare sempre. Non soltanto in episodi tragici come questi, ma anche per il progresso e il benessere del paese, in ogni caso. Questo è qualcosa che noi dobbiamo avere sempre ben presente. E a volte io ho pensato che questi momenti potessero essere di concordia, di solidarietà, potessero essere facilitati dalle catastrofi. Ecco, sappiamo bene che oggi è tutt'altro, le catastrofi, le epidemie, le guerre. Adesso è assolutamente il contrario, altro che solidarietà, altro che miglioramento e riflessione. È una situazione molto molto diversa. E volevo giusto dire che il sindaco dell'epoca era mio padre e il capo della minoranza era il mio padrino di battesimo. Grazie.